Buonasera a tutti, bentrovati a questa nuova lezione della Casa Matta che conclude questo ciclo dedicato all'ambiente, un ciclo che ha visto comunque persone collegate anche in streaming da lontano per poter trattare questi argomenti che riguardano un po' come la nostra costa adriatica e l'antropizzazione dell'Adriatico abbia caratterizzato le nostre realtà, sia da una parte che dall'altra. L'Adriatico è una costa fortemente antropizzata dove l'uomo è intervenuto più volte, un po' a combattere la natura, un po' a domesticare la natura, ma un po' a migliorarla anche la natura, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Purtroppo in questo lungo corso qualcuno ci ha fatto le spese, in particolare alcuni esseri della biodiversità, come ad esempio lo storione. Lo storione, che è il tema della nostra giornata, è un'antica, è forse uno degli animali ittici più antichi che abbiamo sulle nostre coste. Noi siamo legati all'idea dello storione come l'idea del caviale, come lo storione dei paesi dell'est della Russia oppure dell'Iran, ma in realtà lo storione viveva nelle nostre valli, nelle nostre zone, soprattutto nell'Adriatico. E su questo lavoro è stato improntato una grande ricerca per cercare di capire come si poteva reintrodurre lo storione e come poteva diventare di nuovo un abitante delle nostre valli. Alcune specie, ce n'erano molte di specie di storione, alcune purtroppo forse sono andate perse per sempre, ma questo ce lo racconterà un po' successivamente Oliver Mordenti dell'Università di Bologna, che assieme ad Antonio Casalini si sono dati veramente tanto da fare per poter reintrodurre nelle nostre valli e nel nostro mare qui vicino questa specie. Una specie che, ricordavamo, è antichissima e che è ricordata anche nello stemma della nostra amata Casa Matta. La Casa Matta, lo ricordo ancora, ma come sempre, nasce proprio, fra l'altro, compie gli anni in questi giorni, quello che noi consideriamo il compleanno, perché la prima dicitura che riporta la Schola Piscatorum, che poi si unisce alla Casa Matta quale gestrice della vendita del pesce, è del 1943 ed è l'unica realtà che in questi 1000 anni ha attraversato Ravenna senza soluzione di continuità, ovvero ha sempre avuto un suo massaro, ha sempre avuto un ruolo nella città, un ruolo che spesso è stato nel passato soprattutto un ruolo di carattere economico, ma anche un ruolo di carattere culturale. La campana che abbiamo appena suonato è dedicata ad un nostro socio che fu amico di Dante Alighieri. E quindi, per dire come questa entità e questa Schola Piscatorum in realtà ebbe sempre anche un ruolo di carattere culturale. Io lascio la parola proprio per questo, perché gli storioni sono una realtà importante del nostro stemma, a Giovanni Fanti. Giovanni Fanti è il nostro storico, l'uomo della Casa Matta, che in qualche modo ha seguito attentamente la storia della Casa Matta ed è l'autore, fra l'altro, dell'ultimo libro della Casa Matta, che ha ripreso alcuni passaggi importanti di un altro libro che era stato fatto anticamente, ma che oggi è stato aggiornato con i nuovi metodi dell'archivistica e della ricerca storica che Giovanni ha potuto utilizzare. Dopo Giovanni sentiremo appunto Oliver Mordenti dell'Università di Bologna, che tanto tempo ha dedicato, assieme all'anguilla, anche allo storione, due specie importantissime per le nostre valli. Ricordo che Oliver Mordenti è stato il primo ricercatore in Europa a ottenere la riproduzione artificiale dell'anguilla. Adesso dobbiamo cercare lo svezzamento, prima o poi troveremo
troveremo una mamma giusta che lo svezzerà questa anguilla, e Antonio Casalini, che invece ha aiutato Mordenti in queste ricerche, soprattutto nella reimmissione dello storione nelle nostre valli. Prego Giovanni, vi saluto e buon ascolto. Grazie a tutti, ringrazio il dottor Vasi per questa bella presentazione che ha fatto per conto mio di quello che è stato il mio lavoro. Io vi accompagnerò in maniera molto veloce in una passeggiata su quella che è un simbolo che compare nello stemma della casamata, che è proprio il simbolo dello storione. Farò vedere una piccola rassegna di immagini. Un secondo, che c'è un problema. Comunque vi accompagnerò in questa passeggiata sull'immagine dello storione, una passeggiata velocissima, perché alla fine del... scusate un secondo. Eccomi, scusatemi, ho ripristinato il collegamento col computer. Come accennavo, lo storione è una costante che noi troviamo in quella che è la cultura alimentare e soprattutto nella vita anche della casamata. Alla fine dell'Ottocento, al momento di costruire una grande pescheria a Ravennate, la casamata si impegnò finanziariamente e fece fare anche questo stemma. Come potete vedere ai lati dello stemma, a sostegno dello stemma, ci sono dei pesci intrecciati. In particolare è ben evidente la figura di uno storione. Lo riconosciamo da questo particolare degli elementi che sostengono lo stemma e possiamo dire chiaramente che è uno storione, perché notiamo quelle classiche placche laterali che sono tipiche di questa specie ittica. Ma da dove viene questa questa immagine, per quale motivo viene adottata per lo stemma della casamata? Perché è un personaggio a suo modo, lo storione, che attraversa quella che è la cultura non solo della casamata, ma proprio la cultura alimentare del medio e alto asiatico. Infatti noi ci possiamo fare subito riferimento a un documento del X secolo, 943, che è una petizio, una richiesta di una concessione enfiteutica da parte di questa Schola Piscatorum di Ravenna, in cui in chiaro, in quelli che sono i parametri di pagamento nei confronti dell'Arcivescovo di Ravenna, si parla che tutte le volte che questa Schola Piscatoria pescava uno storione che avesse una dimensione notevole oltre il mezzo di lunghezza, dovesse essere offerto in vendita come primizia, in pratica, all'arcivescovo di Ravenna, e solamente se l'arcivescovo si fosse rifiutato o non fosse stato interessato all'acquisto, allora i pescatori potevano metterlo in vendita. Per quale motivo è importante questa riconoscibilità dello storione come elemento alimentare? Perché noi lo troviamo costantemente sulle cucine e nella cucina e nell'alimentazione proprio dell'area, in questo caso qui Ravennate e Valliva della zona proprio di Ravenna e Ferrara. Un'altra testimonianza è questo straordinario affresco che voi potete ammirare ancora oggi
a Pomposa, in quello che è il refettorio, la sala in cui mangiavano i monaci, in cui si narra il miracolo di San Guido, e potete vedere che al centro della tavola, in un vassoio, sono presentati una serie di pesci. Riconoscibilissimi in primo piano è lo storione. Vedete che il primo pesce in primo piano era uno storione, riconoscibile anche per la tipica profilo del muso quasi a becco, che è proprio dello storione. Questo è un affresco che è della prima metà del 300 di scuola giottesca. Quindi abbiamo un documento di X secolo, quello che abbiamo visto prima, siamo a metà del 1300 e compare uno storione in quella che è la vita quotidiana, la narrazione della vita quotidiana. Ma successivamente, in quelli che sono i regolamenti dell'alimentare, quella che è la gracia per la città di Ravenna, qui siamo nel 1600, verso la fine del 1600, noi troviamo questa noticina proprio riferita alla casamata e alla pescheria. E come potete vedere sul primo rigo, potranno vendere con stadere e bilance da mano, lo storione. E viene posto lo storione come primo pesce di riferimento, per quella che è probabilmente la qualità del pesce, cioè come un pesce di prima qualità. Dopodiché viene segnalato lo squadro o il pesce cane. Questa norma verrà poi recepita un secolo successivo, nel 1780, quando vengono aggiornati i regolamenti ravennati, e pari pari viene riproposta la medesima formula, in cui potranno essere venduti con stadere o bilancia a mano gli storioni. Questo per farvi capire come continua questo aspetto alimentare legato allo storione, probabilmente anche proprio per la qualità del pesce, cioè che può essere pescato anche in pezzature decisamente importanti. Di certo la casamata, alla fine dell'Ottocento, decide di costruire questa grande pescheria. E se potete vedere al centro, all'apice di quello che è il loggione dell'edificio, compare proprio lo stemma che vi ho fatto vedere all'inizio. Ma qual è l'elemento alimentare che persiste alla fine dell'Ottocento? Noi lo rintracciamo da questo documento del municipio di Ravenna, siamo intorno al 1910, a pochi anni di distanza dalla costruzione della pescheria. E in quello che è il prezzario di tutte le qualità del pescato che si poteva vendere, salta all'occhio questa parte qui, in cui si parla dello squadro, ma si continua a parlare dello storione. Da notare che la pezzatura e il prezzo dello storione è quello più alto, il che vuol dire che è considerato ancora un pesce nobile e di grande qualità in quello che è il gusto alimentare. Se fate caso, si parla di 6 lire e 50, a differenza dell'altro pescato che al massimo arriva a 6 lire. E tutto questo per portarvi di nuovo allo stemma della casamata, a quei due storioni che sorreggono lo stemma in quello che era il decoro dell'antica pescheria, proprio per ricordare il fatto che l'immagine di quello storione per lo stemma della casamata non ha solamente una semplice valenza estetica e di gusto, di citazione di quello che è il pescato, ma è proprio insito in quello che è l'idea della casamata e anche del pescato, delle abitudini alimentari adottate nel nostro territorio fino almeno alla metà del XX secolo. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Giovanni, era un escursus storico che ci tenevo perché mi sembrava giusto ricordare qual è questo legame forte e lontano. Oliver Mordenti,
professore al corso di acquacultura e ittiopatologia di Cesenatico dell'Università di Bologna ed è un ricercatore molto importante per tutto quello che fa, soprattutto per le specie ittiche che sono nostro patrimonio, oltre che ambientale, anche culturale. Si sente? Buonasera a tutti. Bellissima l'introduzione, mi ha emozionato, sul serio, grazie. Poi io e Antonio, mentre guardavamo lo stemma, abbiamo valutato qual era, poteva essere, visto anche che era la forma un po' stilizzata, lo storione presente, poi secondo noi vi faccio vedere qual era. E, niente, io vedo qui stasera anche dei protagonisti di tutto questo lavoro che abbiamo fatto ormai da una decina d'anni, che ci hanno dato una mano, vedo l'ideatore anche giù, e quindi vi ringrazio per la vostra presenza. E niente, sinceramente io faccio un discorso abbastanza breve, presento un po' le specie ittiche, gli storioni che non presenti qua nella nostra zona, poi il mio collaboratore, il mio braccio destro, vi farà vedere più nello specifico il progetto vero e proprio di quello che è stato fatto ormai da, se non sbaglio, una decina d'anni, quindi faccio proprio una... Tutto è partito grazie anche ad un'idea di un mio amico della provincia che appunto aveva pensato allo storione, ci fu un piccolo progetto europeo e attraverso il quale siamo riusciti appunto a dare avvio a questo progetto di reintroduzione, era il Benatur, poi magari non so Tony, penso tu ne parli, faccio proprio un breve accenno, poi dopo grazie anche a un progetto invece europeo dove partner era la regione Emilia-Romagna siamo riusciti a entrare in questo grosso che è il Conflupo, dove era prevista appunto il reinserimento dello storione e modestamente grazie all'Università di Bologna siamo riusciti ad inserire anche tutta l'area sud del delta del Po, quindi tutta anche l'area Ravennate, e grazie a questo è iniziato, diciamo, tutto questo lavoro di reinserimento di questa specie ittica. Allora, ha già accennato Pier Giorgio il discorso dello storione, cioè lo storione, adesso non faccio una lezione, faccio diciamo scientifica, però come si può vedere è veramente un animale preistorico. Se i teleostidi li troviamo quassù in alto, che sono i nostri pesci moderni, vediamo che nel quadro evolutivo lo storione sta molto molto più in basso. Non a caso lo storione Naccari veniva chiamato il dinosauro dell'Adriatico. E non a caso vediamo che lo storione in generale ha tutte le caratteristiche di un pesce preistorico. Adesso proprio alcuni accenni, la pinna caudale eterocerca, come vedete più alta, è molto più lunga nella parte alta, è tipico di pesci primitivi, il rosso, questo musetto allungato, anche questo qui è tipico dei pesci primitivi, lo scheletro cartilagineo, non hanno uno scheletro osseo, infatti quando Tony va a manipolare, diciamo, questi grossi animali, spesso di 30-40 kg, per poterli esprimere, dobbiamo stare molto molto attenti perché veramente rischiamo di fargli male in maniera definitiva. E poi sicuramente altro elemento caratteristico sono questi scudetti ossei che vanno a coprire tutto il corpo, che è tipico di un animale, diciamo, preistorico. Questi scudetti ossei che sono molto più sviluppati nella fase giovanile e poi non crescono col corpo dell'animale, sono animali che poi raggiungono taglie via via sempre più grandi, alcuni andremo a vedere che superano la tonnellata di peso, quindi il ruolo protettivo nella fase giovanile di questi scudetti si va via via con gli anni a perdere. Abbiamo parlato di storioni, non faccio, però sono tantissimi gli storioni presenti nel mondo, qui abbiamo quattro famiglie, io ho fatto proprio un elenco così, sono circa una trentina di specie che vanno dall'area del Mississippi, quindi zona americana, la zona europea, per poi, come già ricordato Vasi, tutta l'area, diciamo, dell'est europeo, Russia e via dicendo, forse lì ci sono le specie più famose. Entriamo comunque nel discorso italiano e questi sono i tre storioni che sono stati storicamente presenti all'interno
diciamo, nella nostra area anche emiliano, diciamo, romagnola, neanche nella zona Ravennate. Il più famoso forse è l'uso-uso, che è anche il più asiatico, il famoso beluga, il beluga, quello poi lo andremo a vedere che dimensioni raggiunge. Poi abbiamo la Cipenser Sturio, come vedete è quello più distribuito, lo troviamo sia, lo vedremo anche dopo, nell'area adriatica che diciamo tirrenica, e poi quello più tipico nostro che è il Naccari, che viene detto appunto lo storione, diciamo, dell'Adriatico, proprio del, diciamo, del nostro mare e dei nostri fiumi. Qui proprio un accenno velocissimo, nel senso che la modalità di riconoscimento di questi animali, noi principalmente andiamo a vedere, soprattutto per vederla, è la forma della bocca, la presenza di questi barbigli che possono essere più o meno lunghi, e la dimensione, anche lo spessore dei barbigli, la bocca, alcuni sono più verso il basso. Guardando, diciamo, tutti questi aspetti si riesce, diciamo, a distinguere le tre tipologie di storioni. Pensando allo stemma, ecco, pensavamo che molto probabilmente all'interno, diciamo, la figura sia quello dello storione, non dello storione dell'Adriatico, quello tipico, ma quello più, diciamo, europeo, quello più comune. Poi dopo andremo a vedere. Sono pesci migratori. Uno pensa al salmone, pensa all'anguilla, anche loro sono pesci migratori anadromi, cioè vivono generalmente in mare e risalgono nei fiumi solo per riprodursi. In realtà non è così, sono migratori un po' anomali, cioè ad esempio il Naccari può vivere per tutta la vita e riprodursi in acqua solo in acqua dolce. Ecco, forse quello più anadromo è l'uso, quello più grande, il beluga, che invece vive poco in acqua dolce e preferisce l'acqua di mare. Però ecco, sono, come dire, come ho già detto prima, degli anadromi anomali, si adattano poi abbastanza alle diverse situazioni, diciamo, ambientali. Come dicevo, il primo, il più famoso, è il ladano, l'uso-uso, è quello per cui si fa il caviale per eccellenza, eh? È famoso soprattutto per il caviale, è un pesce enorme, può superare la tonnellata di peso, può superare, diciamo, i 6 metri di peso, quindi è un animale veramente. Qui ho messo, ecco, guardate alcune foto, ho messo alcune vecchie foto, quelle anche, diciamo, un po' più recenti. Metto anche questa perché ci teniamo molto, stasera parleremo dello storione dell'Adriatico, ma stiamo e abbiamo già fatto i primi inserimenti anche di questo pesce nella nostra zona. Stiamo lavorando col Parco del Ticino e questi sono i primi uso-uso in Italia che sono stati, diciamo, utilizzati a scopo di ripopolamento. Poi questo è lo storione, diciamo, comune, quello più europeo, anche questo qui è un pesce che può raggiungere i 200-250 kg, ok? Quindi taglie molto molto grandi. Questo è presente anche, diciamo, nella zona tirrenica. Salto e vado a vedere invece il nostro, che è quello storione, diciamo, dell'Adriatico, invece è il più piccolino. 15-20 kg generalmente i maschi e 30-50 kg le femmine, eccezionalmente possono raggiungere i 70-80 kg. Due cose, diciamo, velocissime: sono pesci che raggiungono la maturità sessuale molto molto tardi, addirittura il ladano non prima dei 20 anni, il Naccari 10-12 anni il maschio, 12-14 anni le femmine. E poi, una volta che si riproducono, non tutti gli anni si riproducono, spesso fra una riproduzione e l'altra possono passare 3-4 anni, quindi come dire, hanno una vita lunga ma anche una riproduzione e un accrescimento molto molto lento. Ecco, queste qui sono ad esempio delle foto dei nostri riproduttori. Un accenno, poi lascio la parola all'aspetto più importante, ad Antonio Casalini. È già stato accennato, sono animali in crisi. Cioè, qui sono gli ultimi segnalati in pescheria in Italia, l'ultima segnalazione sono stati 19 animali storioni di cui non si sa la specie, in un'area, mi ricordo in Veneto, a Donada. Vedete, il crollo è stato notevole. Poi, se guardiamo la produzione dello storione,
Fino agli anni 2000, vedete, tutta la produzione dello storione veniva dalla pesca, quindi dalla cattura nei fiumi, nel mare. Poi, come vedete, a partire dagli anni 2000, praticamente è scomparso. E sulla tutta la produzione dello storione viene, diciamo, dall'allevamento. Per questo motivo, grazie, diciamo, questi animali sono entrati in lista rossa, quindi sono animali considerati in via di estinzione, fra l'altro all'interno di una categoria molto pericolosa, perché è il gradino prima dell'estinzione. E lo storione Naccari è, diciamo, entrato in lista rossa nel 2009, prima lo storione comune già dal 96, e dal 2010, diciamo, abbiamo già anche entrato in lista rossa anche lo storione, diciamo, ladano. Che dire, l'Ancipenser sturio in Italia è considerato estinto. Le ultime segnalazioni di riproduzioni sono degli anni 70. Ok, quindi ormai è presente un piccolo parco riproduttori in Francia, attraverso i quali si potrebbe iniziare un programma anche, diciamo, di ripopolamento, di reinserimento. Per quanto riguarda lo storione, il ladano, anche lui le ultime segnalazioni di riproduzione, parliamo degli anni 80, così come lo storione, diciamo, Naccari. Quindi vediamo che sono tantissimi anni che come dire, non ci sono segnalazioni, diciamo, di riproduzione. Io non lo so, lascerei esposto a te. Io ho fatto questa piccola introduzione così per far vedere un po' le principali storioni che erano presenti nella nostra area. Noi abbiamo lavorato principalmente su progetti finanziati sul Naccari, e ultimamente, di recente, grazie anche a un altro progetto europeo dove ci hanno coinvolto, proprio perché modestamente hanno saputo del nostro lavoro qua con il Naccari, ci hanno, diciamo, coinvolto anche in questo progetto del Beluga. Niente, Antonio, ti lascio a te la parola perché è la fetta più importante. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Continuo il discorso, appunto, iniziato dal professor Mordenti. Ecco, le principali cause che possono poi aver contribuito a questo calo, diciamo, a questa quasi estinzione degli animali, sono da attribuire a diversi, diciamo, fattori. Sicuramente gli sbarramenti, un po' tutte le modificazioni che hanno subito i nostri fiumi, l'inquinamento delle acque, anche l'ingresso di specie ittiche esotiche, se pensiamo al siluro, okay? Quindi è una bestiaccia, passatemi il termine, che è un aspirapolvere che mangia praticamente un sacco di pesci, di vannotti, di nostri pesci, insomma. E anche un'altra causa, sicuramente, ecco, il lungo periodo che impiega l'animale per arrivare a maturare sessualmente e quindi a riprodursi, almeno 7-8 anni. Poi, diciamo, quello che incide è anche quanto mangia, per, diciamo, accelerare questo processo. E sicuramente lo sforzo di pesca, che in passato era notevole. In aggiunta, ecco, per questi motivi, quindi, diciamo, lo storione Naccari, come anche poi, insomma, le altre specie, adesso godono di una protezione sia a livello nazionale che a livello internazionale, in una serie di direttive importanti, soprattutto la direttiva 92/43 nella lista rossa, il CITES, okay? Anche noi come università siamo obbligati ad avere questo registro dove vengono tutte le specie, diciamo, a rischio di estinzione. Quando si ha a che fare, devono essere segnalate, quindi il carico e scarico di tutti gli animali che entrano anche per un solo giorno all'università. E a livello nazionale, ecco, la cosa importante è che adesso, diciamo, la pesca è vietata, okay. E comunque anche in caso di catture accidentali deve essere fatta segnalazione e deve essere poi comunque liberata. Ecco, adesso un po' ci avviciniamo un po' nella parte un po' più operativa, ok? E questo qui è uno schemino giusto per riassumere tutte le fasi che riguardano
la produzione e l'allevamento di storione e anche di caviale, ok? Quindi ecco, partendo un po' dalla riproduzione, quindi tutta la fase di, che poi vedremo più avanti, ecco, quindi diciamo, non mi soffermo, quindi fino ad arrivare ad avere le uova e le larve, ecco, una volta poi che l'animale viene diciamo, nella fase di accrescimento, di ingrasso, si fa il sessaggio, okay? Perché vi anticipo, sono animali in cui non c'è, si dice, dimorfismo sessuale, cioè non si riconosce il maschio dalla femmina, magari per altri pesci può essere più facile, però per lo storione non lo è, dopo vedremo come fare. E poi ecco, in base quindi al fatto che diciamo, una volta che si determina il sesso, femmine o maschi, possono prendere strade diverse, quindi o essere destinati magari i soggetti migliori alla riproduzione, oppure quelli magari meno adatti possono essere poi diciamo, venduti direttamente e trasformati diciamo, nella macellazione. E altre femmine invece possono essere, prendere diciamo, il percorso poi della produzione del caviale. Okay? Una piccola differenza, cioè gli animali che sono utilizzati per la produzione di caviale non sono animali poiché si riproducono, ok? Nel senso il caviale sarebbero le uova, gli ovociti, ancora prima di essere pronti per essere fecondati, ok? Quindi ci si ferma uno step prima, anche perché poi cambierebbero tutte le qualità organolettiche, cioè nel senso al palato sarebbero uova, diciamo poi non di diverso sapore sicuramente da quello del caviale standard. Ecco, come accennava prima il mio professore, tutto è nato del primo progetto del Benatur, quindi grazie anche alla provincia di Ravenna, e io vi posso dire che nel 2013 ho avuto il mio primo assegno di ricerca proprio grazie ai fondi collegati con la provincia di Ravenna, con Ghetti, e quindi il mio primo assegno di ricerca, quindi la mia prima attività è stata proprio rivolta alla produzione alla riproduzione dello storione in Accari. Poi altro progetto, il Conflupo, pure diciamo che poi ha in seguito diciamo, preso il posto del Benatur, ecco, e tutti un po' i nostri partner, ok? Quindi abbiamo la provincia di Ravenna, i parchi cattolici oltremare, che collaborano anche con noi, l'associazione di pesca sportiva, il parco del Ticino, dove sono stoccati i riproduttori attualmente. Ecco, quindi sono tutti i nostri partner di questa attività di riproduzione e ripopolamento nelle acque interne e delle ravennate. Un po', ecco, per farvi vedere nella mappa come sono un po' dislocate i vari partner, ecco, nel parco della zona del Ticino abbiamo i riproduttori, attualmente risultano circa 200 esemplari stoccati, gli unici ormai esemplari di Naccari che sono disponibili, ecco, nel parco del Ticino. Abbiamo la zona poi romagnola, dove c'è il nostro corso di laurea, Cesenatico, i parchi di Cattolica e Riccione, e questa qui è tutta la zona, quindi a sud del Delta del Po, dove abbiamo liberato negli anni diverse migliaia, ormai dopo vedremo i dati aggiornati, di storione, quindi da vannotti, quindi da pesci di circa 10 cm fino a esemplari dai 50 ai 100 cm. Ecco un attimino il piano operativo, quindi quello, entriamo proprio nella parte, come dire, pratica della riproduzione. Quindi possiamo identificare cinque fasi, quindi innanzitutto quindi identificare i soggetti da poi riprodurre, ok? Quindi fare una valutazione del loro stato di maturazione, perché non tutti gli animali, anche se arrivano a essere maturi, possono essere impiegati per la riproduzione. Poi c'è la fase proprio pratica, ecco, operativa della riproduzione artificiale, della schiusa, dell'allevamento larvare, dell'accrescimento, e poi la fase finale è quella di reimmettere in natura gli animali a diverse taglie. Ecco, qui sono, diciamo, abbiamo le due zone dove sono stoccati gli storioni, sono quindi, diciamo, dei bacini in terra naturali, okay? Quindi molto lunghi, ad Abete Grasso e a Castelnuovo. E questo ad esempio è un video fatto in acqua dove mostra un esemplare, questa qui diciamo era, noi la chiamiamo l'albina perché comunque è una colorazione molto chiara, un esemplare, se non sbaglio è una femmina, e questo qui è un esemplare
circa 1,80 m, che poi da analisi genetiche fatte, se non era l'esemplare selvatico che noi più volte poi abbiamo utilizzato appunto per fecondare le uova. Ecco, quindi in queste zone quindi vengono mantenuti, come dire, gli esemplari adulti. Sempre all'interno del parco del Ticino di Abete Grasso poi possono essere presenti anche delle vasche in cemento dove sono stoccati momentaneamente i subadulti, cioè gli animali che poi nel giro di qualche anno, quando raggiungono le dimensioni ottimali, poi vengono spostati nei bacini in terra. Ecco, qui c'è la fase appunto di, siamo noi che andiamo quindi a prendere, diciamo, quasi a pescare con delle reti, quindi a circoscrivere gli animali per fare un po' una valutazione della loro, diciamo, del loro stato di maturazione, ok? Quindi all'inizio gli animali, quando noi siamo arrivati, non sapevamo niente, quindi abbiamo dovuto fare un po' una sorta di cartella clinica, diciamo, di ogni animale, ok? Quindi si parte, quindi con il recupero dell'animale, viene preso, ecco, viene messo, diciamo, come dire, una mano sulla coda, sul peduncolo caudale, una mano sul muso, l'animale viene girato a pancia in aria, praticamente in questa posizione, come dire, si tranquillizza, quindi senza l'uso di anestetico o di altre, si asseconda un attimino i movimenti perché, come ha detto prima il professore, lo scheletro è cartilaginio, quindi diciamo, si deve, come dire, assecondare inizialmente i movimenti dell'animale, poi si calma e quindi diciamo, si può poi, ecco, procedere nelle operazioni, ecco, che sono queste qui, quindi praticamente viene preso, viene inserito un chip, dopo lo vedremo, praticamente è una sorta di un chip magnetico cui viene associato un numero di identificazione, ok? Successivamente l'animale viene preso, quindi pesato, quando diciamo delle biometrie viene detto, diciamo, in termine scientifico, quindi peso e lunghezza, e viene inserito appunto il chip, che è questo, diciamo, praticamente è poco più grande di un chicco di riso, ok? Viene inserito sotto cute, nella parte dorsale, e quindi poi con un lettore, quando lo si passa, si, diciamo, corrisponde a un codice numerico. E da quel momento in avanti abbiamo tutta, diciamo, una storia dell'animale, ok? Ecco, dicevo prima che sono animali che non presentano dimorfismo sessuale, quindi la prima volta che ci hanno chiamato per fare la riproduzione, noi non sapevamo che animali, quanti animali fossero maschio o femmina, ok? Quindi ci sono diverse tecniche per riconoscere, identificare il sesso. Il più immediato e veloce è fare una biopsia ovarica, ok? Un taglietto, quindi una piccola incisione a livello addominale, e appare subito la gona dell'animale, quindi possiamo distinguere la gona del maschile da quella femminile, appunto a seconda che se troviamo degli ovociti oppure no. Altri sistemi che poi noi, diciamo, nel tempo abbiamo anche, come dire, un po' standardizzato, ma che richiedono comunque un po' più di tempo, perché può essere quello dei attraverso un prelievo di sangue, ok? Quindi riconoscere il sesso andando a vedere gli ormoni tipicamente maschili e femminili, ok? Quindi il sangue viene prelevato, viene poi centrifugato, si estrae il plasma, e dal plasma quindi si vanno a vedere le concentrazioni di estradiolo o testosterone, quindi a seconda appunto maschio o femmina. Però, dicevo prima, questa tecnica richiede non il singolo prelievo, perché non è attendibile il singolo prelievo, va ripetuto almeno 2-3 volte nell'arco di 4-6 mesi per avere, come dire, poi una deviazione dei valori di estradiolo o testosterone, ok? Oppure si possono utilizzare altre tecniche più moderne come l'ecografia, della spettroscopia, endoscopia, ecco, però sono tutte tecniche poi, diciamo, che prevedono sicuramente l'utilizzo di strumenti ma anche di personale che sia come dire, addestrato e competente nel leggere poi l'ecografia o comunque sul monitor, ok? E hanno anche un costo non indifferente, cioè la spettroscopia, questo strumento qui costa migliaia di dollari o di euro per il singolo animale, quindi diciamo è un'attrezzatura che se per pochi animali non ne vale neanche la pena di comprare, per un allevatore che ha centinaia, magari deve farla su centinaia di animali, ha senso. Oppure, ecco, dicevo prima, su altre però, non sulle nostre specie, diciamo quelle tipicamente che erano in Italia, ecco, però su alcune specie di storioni
si può, ecco, attraverso anche la forma un po' delle pinne o della papilla genitale, si può riconoscere il maschio dalla femmina, ok? Quindi magari, ecco, in questo caso qui, dalla femmina alle pinne pettorali un po' più arrotondate rispetto al maschio che ce l'ha un pochettino un po' più appuntite, ok? Dipende, perché non però, ecco, sono elementi che non su tutte le specie di storione possono essere applicate, ecco, però su alcune specie come sì. Ecco, l'altra cosa, il passaggio successivo, quindi, vado un attimo, salto alcune immagini che magari possono essere ripetitive. Quando noi abbiamo identificato i nostri animali, quindi maschio e femmina, abbiamo deciso, abbiamo cippato, sappiamo il peso e la lunghezza, quando arriva il periodo riproduttivo, e cioè il periodo riproduttivo è fine primavera, inizio estate, ok? Quindi l'innalzamento delle temperature, quindi dai 15 ai 20 gradi, quando si innalzano le temperature, le giornate si allungano, diciamo, sono temperatura e fotoperiodo sono i due fattori ambientali più importanti che regolano la riproduzione nei pesci, ok? Nelle più importanti specie ittiche. Quindi una volta, ecco, che siamo, diciamo, verso il periodo riproduttivo, come facciamo a capire quale animali riprodurre? Ecco, quindi bisogna valutare, come dicevo prima, lo stadio di maturazione delle uova per le femmine o, diciamo, per quanto riguarda poi i maschi, o degli spermatozoi, ok? Diciamo, la natura è quella lì. Quindi si devono prendere, ecco, si possono utilizzare diverse tecniche per prelevare delle uova dall'interno dell'animale, e quindi si possono fare sempre o una biopsia ovarica, quindi una piccola incisione, oppure si possono utilizzare, vedete, queste sorte di cannule o degli aghi aspirati per sempre prelevare delle uova, ok? Diversamente da altre specie ittiche in cui le uova sono trasparenti, ok? Ad esempio l'anguilla, ok? Comunque anche la maggior parte delle specie ittiche marine hanno uova trasparenti, quelle dello storione sono scure, ok? Quindi, diciamo, l'osservazione che solitamente si fa, magari di utilizzare un microscopio, in questo caso non è fattibile, perché le uova non si vedrebbe niente. Ecco, questo adesso, prima di... L'animale dopo può essere anche ricucito, ok? Diciamo, quella biopsia dopo viene suturata, quindi non c'è nessun problema per l'animale, ecco, si fa un piccolo taglietto. Quindi una volta che noi prendiamo le uova, dobbiamo andare a valutare la sua maturazione, no? Ecco, qui vediamo... Questo qui, diciamo, sarebbe il nucleo all'interno della cellula uovo, che vedete, mano a mano che diventa maturo, si avvicina verso l'estremità, sarebbe il polo animale, ok? Quindi si avvicina verso il micropilo, che poi sarebbe, come dire, è la fessura da cui entra lo spermatozoo per fecondare, ok? Quindi in base a questa distanza poi che c'è dal polo animale, noi riusciamo a capire il suo livello di maturazione. Per fare questo, cosa facciamo? Una volta che preleviamo, quindi, questi campioni di uova, li facciamo bollire per 2-3 minuti in acqua, quindi si dà una scottata veloce, cui sussegue un rapido, diciamo, abbassamento della temperatura, vengono messi in freezer per dargli, diciamo, uno shock termico, quindi l'uovo si indurisce, si fa una sezione con un bisturi, quindi si apre l'uovo e all'interno si vede, appunto, diciamo, dove c'è lo spazio vuoto, quindi sarebbe il nucleo, che ci dà un po' la posizione all'interno dell'uovo, ok? Questo, diciamo, è un'attività che si fa prettamente in campo, operativa, quindi, diciamo, è anche poi l'esperienza, l'occhio allenato della persona, che poi facilita anche nel giudicare il livello di maturazione. Ecco, qui, diciamo, graficamente però il concetto è questo qui che vi dicevo: quanto più il nucleo da posizione centrale arriva verso l'estremità, vuol dire che sta maturando, ma fino a un certo punto, non sempre. Ecco, qui abbiamo diverse fasi di maturazione che ci identificano un po', diciamo, tutto, diciamo, l'animale come può essere classificato, quindi è maturo. Ecco, il discorso che dicevo prima, fino a un certo punto l'uovo è fecondabile, dopo si dice che va in over, non è più fecondabile, quindi l'animale non può essere poi in quel caso lì utilizzato. Siamo arrivati alla fase della riproduzione artificiale, perché comunque se non si interviene, ecco, con l'utilizzo di sostanze ormonali,
lo storione non è capace di ovulare, cioè di riprodursi spontaneamente, perché non ha gli stimoli sufficienti per completare questo passaggio. Quindi bisogna intervenire e si possono utilizzare poi diverse sostanze, che adesso magari qui vado un po' più veloce perché da parte... Ecco, noi generalmente utilizziamo l'LHRH, a differenza delle ipofisi di Karp, perché è una sostanza che è già comunque pronta, disponibile da somministrare. Invece l'ipofisi di Karp, ecco, sarebbe... Le ipofisi di carpa sono delle ghiandole che vengono prelevate da altri pesci, in questo caso dalla carpa, quindi c'è tutta una lavorazione per scioglierla in soluzione fisiologica, e c'è una differenza di costo e di efficacia. Quindi sicuramente, ecco, noi preferiamo, la nostra, diciamo, esperienza ci porta sempre a optare per l'LHRH rispetto all'ipofisi di carpa, perché agisce anche un po' più velocemente, nel senso che una volta che si puntura l'animale, bisogna aspettare un lasso di tempo che faccia effetto l'ormone, ok? Quindi utilizzando questa LHRH, diciamo, il tempo di latenza, si dice, il tempo che passa, ecco, che intercorre tra la puntura e l'ovulazione, è più breve, quindi gli animali rispondono meglio. Ma chi ci dice quando, in prossimità, diciamo, dello scadere di queste ore, chi ci dice che... Chi ci avvisa che l'animale è pronto? Ecco, bisogna andare a prendere l'animale e toccare la sua pancia. Quindi se si ammorbidisce, quindi sentiamo che toccandola, quanto più è morbida vuol dire che tanto più ha fatto o sta facendo l'effetto dell'ormone, quindi siamo prossimi all'ovulazione. Okay? Quindi l'animale, quando ovula, praticamente avviene questa... Questo, diciamo, un concetto proprio più tecnico, ecco, rompe l'envelope follicolare, quindi si libera delle cellule della teca della granulosa e viene espulso in acqua. Ecco, ci sono diverse tecniche per ottenere le uova, okay? Sicuramente il più comune, anche soprattutto utilizzato per la stragrande maggioranza delle specie ittiche d'acqua dolce, in questo caso, è lo stripping. Okay? Quindi si fa una pressione lungo l'addome dell'animale, quindi per la femmina e per il maschio sempre lungo l'addome, quindi si preleva le uova in una bacinella, okay? Vengono spermute, fecondate dal maschio, ecco, inizialmente a secco, cioè vengono uniti i due gameti per, diciamo, un lasso di tempo a secco. Okay? Oppure altre tecniche che dopo, diciamo, riguardano anche poi eventualmente la produzione di caviale, ma in questo caso siamo sempre, diciamo, nell'aspetto proprio pratico della riproduzione, e si possono fare delle incisioni, perché alcune specie di storioni hanno un ovidotto, sarebbe, diciamo, è la parte finale da cui fuoriescono le uova, si chiama ovidotto, è fatto in maniera tale che impedisce in realtà la fuoriuscita di uova. Quindi per alcune specie, come può essere anche l'uso, il baeri, si deve fare una piccola incisione dell'ovidotto per facilitare la fuoriuscita di queste uova. Okay? Dopo comunque l'animale non ne soffre, perché non sono zone irrorate di sangue, quindi poi la ferita si cicatrizza normalmente. Ecco, qui giusto c'è un esempio di dove si va praticamente con un bisturi a fare un piccolo taglietto. E queste qui sono delle immagini, appunto, di notte, perché dopo l'animale non sempre... Non è che rispetto agli orari, quando fa effetto l'ormone è pronto, non c'è ora, non c'è, è lui che decide le tempistiche. E sicuramente un parametro ambientale importantissimo è la temperatura, okay? Perché quando induciamo l'animale, la temperatura poi deve essere costante, se ci sono sbalzi, soprattutto a calare di temperatura, l'animale si blocca. Okay? Quindi a noi è successo anche qualche volta che al momento dell'induzione ormonale c'era una temperatura, poi è arrivata una burrasca, la temperatura si è abbassata di 4-5 gradi e blocca gli animali, okay? Quindi dopo non c'è più nessuna cosa da fare. E qui sono, ecco, delle fasi quindi di valutazione dell'animale, quasi, insomma, per essere spremuto, le fasi di spremitura delle uova, vedete qui nella bacinella, il maschio pronto per essere spremuto, e il discorso che dicevo prima, quindi si fecondano inizialmente i due gameti, ci si aiuta anche con la famosa piuma d'oca per unire i due gameti, e poi viene aggiunta quella che si chiama la soluzione fertilizzante, okay, diciamo, questa è la tecnica principale che si utilizza, quindi
per le uova di storione, che è simile, è la stessa poi, esempio, della carpa. Perché un aspetto, una caratteristica delle uova di storione è che sono uova adesive, perché in natura andrebbero ad attaccarsi ai substrati lungo i fiumi, quindi in piante, okay, arbusti. Quindi bisogna, come dire, eliminare questa mucoproteina. Ma in realtà, ecco, la soluzione fertilizzante ha anche il vantaggio di far idratare le uova e allungare il tempo di fecondazione degli spermatozoi. Taglio? Mi stavo dilungando un po'. Comunque, vedete, i video fanno, ecco, riassumono un po' tutte le fasi di fecondazione e dei passaggi per riuscire a eliminare questa mucoproteina. Questo è l'ultimo passaggio del tannino, che praticamente elimina del tutto questa sostanza appiccicosa, ecco, e da lì qui poi le uova vengono emesse a incubare, si chiamano in delle bottiglie di zucco di McDonald's, secondo un po' la forma, e rimangono circa una settimana, sempre in costante movimento con l'acqua, si dice l'incubazione. Ecco, ad una temperatura di 18-20 gradi circa, impiegano circa una settimana a schiudere. Okay? Queste sono, diciamo, delle fasi anche poi di trasporto da Milano a Cesenatico e anche poi a Cattolica delle uova. Questo qui, se c'è il video, è un video che appunto ci dice che le prime larve, ecco, stanno schiudendo, quindi il tempo di incubazione è finito, e successivamente le larve vengono poi, dopo uno shock anossico, quindi un periodo che vengono trattenute, diciamo, mantenute a secco, vengono liberate in dei telai, nelle vasche poi di quelle che saranno di prima alimentazione. Ecco, da lì qui le uova ovviamente vengono sincronizzate, si dice, si fa una sincronizzazione della schiusa, e poi da questi telai fuoriescono le larve spontaneamente. Ecco, qui abbiamo delle fasi un po' di sviluppo embrionale degli storioni. Inizialmente le larve, come tutti, diciamo, le larve di specie ittiche, si nutrono del loro sacco vitellino. Okay? Hanno delle riserve energetiche, quindi in base alle specie può durare diversi giorni. Nel caso dello storione, nel caso dello storione del cobice, ecco, questo tempo dura circa 7-8 giorni, in cui l'animale rimane fermo perché si nutre delle proprie riserve energetiche. Quando si distribuisce nella vasca vuol dire che è pronto, quindi da alimentazione endogena si passa ad un'alimentazione esogena, quindi va alla ricerca del cibo. E in questo caso noi gli diamo il cibo, che può essere di diverso tipo. Ecco, adesso vado un attimino veloce, ecco qui. Lo storione, quindi il naccari, è, come dire, le nostre finalità non è quella di, non siamo un allevamento, noi non interessa, come dire, la produzione finalizzata alla vendita, perché non lo potremo fare. La nostra finalità è quella di reintrodurre l'animale in natura, quindi interessa avere più, come dire, un ritorno numerico che ponderale dell'animale. E quindi la nostra dieta principale, quindi, è rivolta ad ottenere il maggior numero di esemplari nel tempo, come vitalità, come sopravvivenza. Ecco. L'altra cosa, quindi, che noi dovremmo mantenere la dieta dell'animale, quindi, in una sorta di quanto, cioè, più naturale e rustica possibile, perché poi l'animale deve essere reintrodotto, quindi non può essere, in realtà si parla quasi di un doppio svezzamento, quindi si porta l'animale ad alimentarlo e abituarlo quasi al mangime artificiale, ma poi deve essere riconvertito verso alimenti naturali, quindi quali vermi, gamberetti, perché poi è quello che troverebbe in natura. Comunque, ecco, si possono utilizzare diverse sostanze, integratori, arricchitori, vitamine, comunque sono tutte sostanze che possono essere utilizzate, ma sicuramente il primo alimento, il più importante per lo storione il naccari, è l'artemia salina, che è un piccolo gamberetto che viene somministrato nelle prime fasi iniziali, che a differenza di altri pesci comunque, o di altri storioni e di altre specie, il naccari ha delle esigenze, come dire, delle tempistiche molto lunghe, cioè preferisce, ha bisogno di 2-3 mesi di somministrazione di artemia, perché cresce all'inizio molto lentamente. Poi si possono inserire nel periodo di 2-3 mesi altre sostanze, che possono essere altre matrici alimentari più o meno naturali, che possono essere tubifex, dei vermi,
oppure si possono utilizzare dei pastoni, ecco, come in questo caso, quindi si fanno delle sorte di polpettine dove vengono inserite farina di animali, farine tubifex, quindi diciamo una sorta di alimento intermedio. Oppure, questo qui, ecco, stanno mangiando questi pastoni, queste piccole polpettine, fino poi ad arrivare al completo svezzamento, dove l'animale mangia il mangime, il pellettato, ok? Da questa fase, quindi, poi si ha una sorta di riconversione verso l'alimento naturale, perché poi gli animali da lì a poco verranno liberati. Un aspetto importante nello storione è sicuramente fare delle biometrie, quindi delle selezioni per taglia, perché nelle prime fasi comunque ci possono essere fenomeni di cannibalismo, pur essendo animali così piccolini, sono voracissimi, quindi bisogna sempre tenerli, come dire, sazi, perché altrimenti se c'è una piccola differenza di taglia, uno mangia l'altro. Qui ormai siamo nelle fasi finali, gli animali dopo, ecco, man mano che crescono, vengono quindi trasferiti in quelli che erano, diciamo all'inizio, i nostri partner, quindi le vasche di Cattolica, di Oltremare, dove sono presenti vasche molto più grandi, quindi qui gli animali possono crescere fino all'anno di età tranquillamente. E poi, quindi, prima di quelle che saranno le liberazioni, gli animali vengono sempre chippati, quindi viene sempre reinserito il chip numerico, oppure se possono animali sempre più piccolini, dalle nostre vasche passano direttamente all'interno poi delle vasche di trasporto, questo è del Parco del Ticino, ma anche la FIPSAS è il nostro partner in questa attività di liberazione, e questi passaggi devono essere fatti molto lentamente, gradualmente, perché sbalzi repentini di temperatura sono deleteri per lo storione, è una specie molto sensibile e che si stressa molto facilmente. Noi liberiamo in delle giornate specifiche, magari previste dai progetti europei, ma anche in occasione del World Fish Migration Day, quindi dove abbiamo liberato diverse centinaia di animali negli anni. Questo è un video, ecco, dal 2014 al 2020, perché l'anno scorso non abbiamo liberato, perché gli animali li libereremo quest'anno, vedete, abbiamo liberato più di 3.500 animali di diversa pezzatura, quindi sicuramente in maggior quantità gli animali dai 6 a 12 centimetri e poi man mano che le dimensioni aumentano, quindi soggetti come in numero inferiore, ecco, però in totale abbiamo superato abbondantemente le 3.500. Questo, beh, era un servizio fatto su Cattolica, che è il nostro partner, perché anche loro, quindi come nostro partner, avevano allestito tutta una vasca di sullo storione, quindi che spiegavano tutta la storia, un po' quella che abbiamo detto noi, delle origini, e quindi c'è questa vasca anche didattica come per i bambini, per farli conoscere questa specie, insomma, antichissima. Altri nostri partner, abbiamo detto prima, i capannisti, le nostre sentinelle, perché appunto nelle liberazioni fatte un po' dal fiume Reno, dalla Pelassa della Baiona, ci hanno dato poi dei feedback di esemplari che sono stati poi catturati, soprattutto anche nei bilancioni. Okay? Quindi vuol dire che un certo movimento degli animali c'è stato anche verso il mare. Come accennava prima il professor Mordenti, abbiamo anche già lavorato, ma anche dovremmo poi continuare a lavorare sull'uso-uso, quindi sul beluga. E niente, adesso concludo un attimino, sono giusto delle immagini, questa qui è la vasca espositiva che c'era Oltremare, qui sono delle fasi di liberazione, di trasferimento di animali, scusate, e questi qui, ecco, sono gli ultimi storioni riprodotti a giugno dell'anno scorso, che adesso sono stoccati con una vasca grande, sono esemplari che vanno dai 30 ai 50 centimetri, okay? E poi questi qui, penso quest'anno, in occasione del World Fish Migration Day, saranno liberati. E questi, ecco, sono un po' alcune fasi delle nostre liberazioni dove un po' si festeggiava, ecco. Grazie per l'attenzione. Grazie per questa bellissima esposizione scientifica vera e propria che ci ha portato in alcuni posti. Noi, come Regione Emilia Romagna in particolare, siamo stati impegnati nel passato alla ricerca di dare possibilità maggiori allo storione. Uno dei più grandi impegni, lo è stato ricordato anche prima, è quello
del passaggio di Conflupo. Conflupo è un progetto LIFE che ha in realtà realizzato una cosa molto particolare, che è il passaggio di Isola Serafini. Isola Serafini era un blocco incredibile che c'era per quanto riguarda lo storione, cioè era bloccato il fiume Po. Adesso vi faccio vedere alcune immagini così vi rendete conto di che cosa è stato fatto, proprio per permettere allo storione di risalire finalmente il Po, il fiume Po, cosa che non poteva più fare. Adriatico sono parte di un unico sistema idrografico, il più vasto e importante d'Italia. Un universo dalla biodiversità straordinaria, abitato da pesci piccoli e grandi. Dall'inizio degli anni 60, il corso del fiume Po è stato interrotto a circa 300 km dal mare, a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza. La diga di Isola Serafini ha impedito per oltre mezzo secolo i naturali spostamenti delle specie ittiche migratrici. Il progetto Conflupo, finanziato nell'ambito del programma europeo LIFE, ha finalmente affrontato e risolto questo importante problema per tutta la fauna ittica. Siamo qui a Isola Serafini per la verifica da parte dell'Unione Europea della realizzazione di una delle opere forse più importanti negli ultimi anni all'interno della politica di conservazione della natura nell'Unione Europea. Una scala di risalita per i pesci che permette ai pesci divisi tra la parte da un lato e dall'altro della barriera della diga di poter transitargli intorno e di poter rincontrare le popolazioni che stavano dall'altra parte e viceversa. Con la costruzione di una nuova via d'acqua alternativa al corso principale del fiume, si è reso nuovamente possibile il libero movimento dei pesci a monte e a valle della diga. L'intervento ripristina le rotte migratorie della fauna ittica per oltre 500 km, dal mare Adriatico fino al lago di Lugano, in sinergia con altre opere di analoga funzione realizzate in questi anni nel territorio regionale lombardo, nei pressi delle dighe di Pamperduto e di Porto della Torre, sul fiume Ticino, e sul fiume Tresa, presso lo sbarramento di Lavena, Ponte Tresa, e sulla diga di Creva. Quest'ultimo progetto, cofinanziato da Regione Lombardia con fondi FEP, Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, ha visto per la sua realizzazione anche l'interesse e la partecipazione economica importante da parte del Canton Ticino. È dagli anni 60 che si attendeva questo momento. La comunità europea nell'ambito del progetto LIFE ci aveva dato 2 anni di tempo per... Cos'è l'opera realizzata per il passaggio dei pesci? Il 12 gennaio 2017 la chiudevamo rispettando i tempi di progetto e il budget di 4.800.000 euro. Ci hanno lavorato 25 imprese italiane, 130 operai, un'opera che è il frutto dell'ingegneria italiana. I bacini sono larghi 65 cm, giusto per capirci, una persona ci può comunque transitare tranquillamente e ci possono tranquillamente transitare storioni che possono anche superare i 2 metri di lunghezza. La struttura permette il passaggio della fauna ittica in entrambi i sensi, assicurando la riconnessione del fiume con qualsiasi portata idrica, efficace per qualsiasi specie nativa, indipendentemente da dimensioni, capacità natatorie e stagionalità delle migrazioni. Il passaggio per pesci è anche dotato di un sistema di cattura sperimentale per la rimozione dal fiume dei grossi predatori alloctoni invasivi. I benefici della riapertura del corridoio fluviale, allora, su larga scala sicuramente sono attesi sul medio e lungo termine. Mi dicono che dall'apertura, più o meno nel giro di qualche settimana, abbiamo avuto più di 1.000-1.500 passaggi, e questo già dimostra il potenziale della riapertura di un corridoio fluviale su un fiume come il Po. Per garantire un controllo sull'efficienza del passaggio, è stata predisposta una speciale cabina di monitoraggio che permette l'osservazione diretta del transito delle diverse specie di pesci. La cabina di monitoraggio è un locale destinato esclusivamente alla verifica di cosa succede nei passaggi per pesci tramite 2 grandi vetrate.
avrà anche una funzione didattica, ma in primo luogo ci serve a verificare che effettivamente i pesci a cui è destinata l'opera siano in grado di superare questo passaggio per pesci. Per cui noi apriamo due finestre su questo percorso obbligato che i pesci che vogliono rimontare devono fare, e attraverso una registrazione in continuo con due telecamere e un software dedicato noi recuperiamo le immagini dei pesci che passano 24 ore su 24 tutto l'anno. In questo modo noi potremo valutare le migrazioni ittiche che avvengono nel tratto di Po da qui al mare, potremo verificare se qualche pesce smonta, perché i passaggi per pesci servono nelle due direzioni, di rimonta e di smonta. Potremo capire le stagioni, gli orari che preferiscono i pesci utilizzare per spostarsi, le taglie di migrazione, potremo capire i picchi, gli orari, quindi una serie di informazioni di tipo etologico utili per poi gestire, per conoscere, per la conservazione. Il passaggio per pesci è stato appena aperto. Una grande tutto lo spazio e quindi stiamo cercando di fare altre sei scale di risalita per le anguille, invece mettendo di nuovo in comunicazione sia il Panaro che il Po di Volano, che avevano alcuni blocchi e non permettevano alle anguille di risalire. Voi sapete che le anguille, come anche lo storione, in qualche modo spesso e volentieri amano andare a ricrescere nelle acque dolci. Quindi credo che l'impegno sia stato fortissimo da parte di tutti, è un impegno che non è finito qui. Ringrazio anch'io le associazioni Ravennati che in questa fase ci hanno aiutato la ripresa di e la reintroduzione di questa specie, che speriamo non abbia fine, quindi possa tornare veramente una biodiversità come noi la conosciamo. Vi saluto, vi ringrazio di averci seguiti in questo piccolo percorso sull'ambiente, che è andato raccontando un po' sia l'ambiente terrestre con le pinete la settimana scorsa, il progetto Argos, quindi il mare e la possibilità di governance per quanto riguarda la pesca e l'acquacultura nell'Adriatico, e poi avevamo visto proprio all'inizio il discorso delle anguille con Mattia Lanzoni. Ecco, io ringrazio tutti, vi preavviso che probabilmente ci sarà un addendum a questo nostro corso, e probabilmente con un'iniziativa che vorremmo realizzare nella giornata europea del mare. A Ravenna è stata scelta dopo tanti anni che non si era realizzata in Italia, per essere la sede dell'European Maritime Day, ovvero della giornata che la Commissione europea dedica al mare. C'è stata in Portogallo, è stata in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Grecia, era stata in Italia una delle prime manifestazioni. Si svolgerà dal 19 al 20, sono due giornate, 19 e 20 di maggio, al Pala di André, ma con tutta una serie di altre iniziative che coinvolgeranno la città su questo argomento, perché per due giorni Ravenna sarà la capitale del mare dell'Europa. Grazie ancora e grazie di averci seguito.